Lauren Winter, le dice niente? No, mi pare di no. Ah, quella Lauren Winter. Terzo piano, ultima porta sulla sinistra, in fondo al corridoio. Winter. Ricevo solo suo appuntamento. $50. Niente baci e niente cose strane. D'accordo. Metti i soldi sul tavolo, hai 10 minuti. Quando sono alla sveglia è tutto finito, ok? Forza, spogliati, non abbiamo tutto il giorno. Io non sono un cliente. No, merda, uno sbirro. Dovevo immaginarlo. E cosa vuole? Un omaggio? Sono Scott Shelby, investigatore privato. Le famiglie delle vittime dell'assassino dell'origami mi hanno chiesto di indagare. Sono qui solo per farle alcune domande su Johnny. Ho già detto tutto alla polizia e non ho niente da aggiungere. Mi lasci in pace. La capisco, Lauren. So quello che sta passando. Ah sì? Lei sa cosa significa trovare il cadavere del proprio figlio? Mi dispiace, ma credo che lei non abbia la minima idea di quello che sto passando. In questo momento l'assassino è a piede libero. Ucciderà ancora se non lo fermiamo. Il mio Johnny è morto. Che differenza fa? Se non troviamo l'assassino, altre madri stringeranno fra le braccia il cadavere del figlio. Ma lei ha ragione. Perché preoccuparsene? Non è più un suo problema, giusto? Cosa vuole sapere? Com'è scomparso suo figlio? Spesso, dopo la scuola, andava a giocare con gli amici del quartiere. C'era qualcosa di strano quel maledetto giorno. Non lo scorderò mai. Tutti i suoi amici rientrarono alle 5. Tutti tranne lui. Nessun'altra domanda? Qualche sospetto circa la sua scomparsa? Il mio lavoro mi ha fatto incontrare tante persone strane. Certo, ci ho pensato all'inizio. Ma mi sembrava una cosa assurda. Credo che nessuno dei miei clienti avrebbe fatto male a Johnny e agli altri bambini. Mi parli di Johnny. Mi racconti di lui. Johnny era un bravo bambino. A volte litigava coi ragazzini che mi chiamavano. Insomma, a modo suo credo che capisse la situazione. Mi parli del padre di Johnny. Un fallito senza lavoro che mi picchiava dopo qualche birra. Non lo vedo dal giorno in cui Johnny è scomparso. Vigliacco. Beh, è meglio così.
Tempo scaduto, signor Shelby. Spero sia soddisfatto. Ora fuori di qui. Se ricordasse qualcosa, anche solo un dettaglio, mi chiami. Sono io. E che cosa ti fai qui? Ti ho già detto di non farti più vedere. Scusa, amore, ma avevo davvero bisogno di vederti. E tu che vuoi, stronzo? Lauren, è tutto a posto? Lei sta benissimo. Fuori dalle palle! Ora tu, se volevi guai, li hai trovati. Adesso ti rompo il culo. Finisce qui, bastardo. Si sente bene? Meglio di lui, credo. Ma chi era? Un ex cliente che mi crede sua. Era sempre più violento, gli avevo detto di sparire. Faccia attenzione, è facile che ritorni. Scusi per il caos. Signor Shelby? Sì? Grazie.
Questa zona è vietata, signore. Si allontani. Agente Norman Jade, FBI. Ha un distintivo o qualcosa del genere? Sì. Sì, certo. Bene. Può passare. Sto cercando il tenente Blake. Qui per caso? L'ho visto arrivare prima. Sarà qui in giro. Grazie. Registrazione video 9. Agente 47023 Norman Jader. Martedì 4 ottobre 2011. E 8. Rilevante ai fini dell'indagine. Sto cercando il tenente Carter Blake. Grazie. Commento Ari, campione irrilevante, proviene da uno dei poliziotti presenti sulla scena. Tenente Blake, agente Norman Jaden, FBI. Sono stato nel suo ufficio stamattina, mi hanno detto che era qui. Stava cercando pioggia, cadaveri e autostrade. È venuto nel posto giusto. Mike, dia a quell'idiota sul bulldozer di fermarsi 5 minuti. Non sento neanche quello che penso. Subito, tenente. Beh, viene anche lei, Jade. Allora, che è successo? Un tipo che portava a spasso il cane ha trovato il corpo stamattina intorno alle 6. Non ne sappiamo molto di più. A prima vista sembrerebbe opera dell'assassino dell'origami. Ci sono testimoni? Non ancora. Visto il quartiere, sarei molto sorpreso se ce ne fosse qualcuno. Novità da coroner? Stanno arrivando, tenente! Cazzo, è più di un'ora che stiamo aspettando! È stata stabilita l'ora del decesso? Stando al rigor mortis, è avvenuto meno di 6 ore fa. Il coroner potrà dirci qualcosa di più. La causa del decesso? Il corpo non presenta ferite. Forse è stato affogato, come gli altri. Tony, non voglio vedere un merdoso giornalista nel raggio di un miglio, intesi? Sì, tenente. Avete qualche indizio? I miei uomini stanno passando al setaccio la scena. E il killer ha lasciato qualcosa? La troveremo. C'è molta gente sulla scena del crimine. Non teme che possano compromettere degli indizi? Gli indizi non si trovano, seduti a mestre. Non capistiamo, dottor. Se non siamo qui. No, certo che no, io non intendevo questo.
Senta, ho un po' da fare qui. Perché non ne parliamo più tardi con calma in ufficio? Nessun problema, ho capito. Posso dare un'occhiata in giro? Si accomodi. Ehi, Jaden, passi da me se trova qualcosa, ok? Siamo nella stessa squadra. Campione irrilevante. Proviene da uno dei poliziotti presenti sulla scena. Polline di orchidea. La concentrazione di polline diminuisce a causa della pioggia, ma resta comunque alta se ci si avvicina al corpo. Commento Ari, le particelle di polline si perdono nell'erba alta. Credo sia la fine dello scivolo. Commento Ari, tracce di sangue presenti sui vini. Le analisi del sangue indicano un avanzato e persistente stato di spossatezza. Le impronte continuano subito dopo la scia di polvere. È possibile che siano dell'assassino. Ari, tracce di sangue rilevate sulla recinzione dietro alla ferrovia. Siano dell'assassino. Commento Ari. Tracce di pneumatici sul ciglio della strada dietro alla ferrovia. Forse dell'auto del chiudo.
ne torno in ufficio. Lei rimane? No, basta così. Me ne vado anch'io. Commento Ari. La vittima giace a terra subito. Nessun segno evidente di violenza. E c'è un'orchidea sul petto del mondo. Piccolo origami nella mano destra. Probabilmente la mano è stata chiusa dopo il decesso. La vittima è Jeremy Bowles, dichiarato scomparso 5 giorni fa. Consultare dossier. Ferita superficiale alla coscia destra. Il sangue è identico a quello sulla recinzione. Il volto è ricoperto di fango, come le vittime precedenti. Credo di aver visto tutto quello che c'era da vedere.